La città di Zaporizhia, nel sud dell'Ucraina, è di nuovo sotto attacco della Russia. Nuovi raid si susseguono ormai da giorni. Una troupe della TVE stava filmando i danni di uno dei siti quando c'è stata un'esplosione. I residenti rimasti sono corsi verso il rifugio mentre le sirene suonavano. I missili hanno gravemente danneggiato un edificio residenziale di 5 piani. Da 3 settimane la città è sotto assedio, ma mai come questa volta i bombardamenti sono stati così pesanti. In videoconferenza con i capi di Stato europei riuniti a Praga, il presidente Volodymyr Zelensky ha chiesto nuove misure urgenti contro Mosca. Per prima cosa bisogna punire l'aggressore, ha detto. Si devono poi aumentare le sanzioni contro la Russia e fermare qualsiasi cooperazione con il Cremlino e le sue aziende. Bisogna escludere il paese da tutte le organizzazioni internazionali e partire dall'ONU. Intanto prosegue l'evacuazione dei civili da molte città. Valentina, 78 anni, racconta che deve lasciare la sua casa per la seconda volta dall'inizio del conflitto. Abbiamo vissuto qui, siamo stati costretti ad andarcene quando ci sono stati i bombardamenti all'inizio, ma poi siamo tornati perché volevamo tornare a casa, ma non è possibile restare, non ce la facciamo più. Ci fa male il cuore, ma qui non siamo al sicuro. Intanto la TV di Stato russa pubblica dei filmati che mostrano l'addestramento di reclute nella regione di Kherson, uno dei 4 territori dell'Ucraina annessi alla Russia dopo i referendum voluti dal Cremlino, votazioni che Kiev e l'Occidente hanno comunque definito illegittimi.